Vi ricordate la piccola coupé della Ford anni 90, la Puma? Ecco, allora dimenticatevela, perché la nuova non ha niente in comune con quella, se non il nome. Si tratta infatti di un crossover a metà strada tra la EcoSport e la Kuga. Oltre al nome, la nuova Puma riprende l'originalità del design. All'esterno, questo crossover compatto, 4,20 m di lunghezza, ha delle linee originali con i fari anteriori posti sopra il cofano, quasi come fossero appoggiati, e con delle linee decise e sportiveggianti. I fari diurni e gli anabbaglianti sono a LED, così come i fari posteriori. Tra l'altro gli abbaglianti sono automatici. Originale fuori e funzionale dentro, con un bagagliaio di 456 litri e uno scomparto segreto denominato Megabox, 80 litri sotto il pianale di carico che permettono di caricare anche oggetti molto lunghi fino a 1,15 m in altezza, quindi per esempio una sacca da golf. Il Megabox sintetizza tutta la funzionalità di questa vettura, infatti è lavabile e quindi può essere utilizzato per riporre oggetti magari sporchi dopo una gita o anche per lavare un piccolo animale, per esempio, anche perché poi c'è lo scarico sotto che permette di evacuare le acque nere. Le motorizzazioni al lancio erano esclusivamente benzina, come il 1000 EcoBoost Turbo da 125 cavalli che stiamo guidando, in questo caso in versione hybrid. Adesso è disponibile anche un 4 cilindri 1500 diesel da 120 cavalli. La Puma Hybrid abbina un sistema di batteria agli ioni di litio a 48 volt al propulsore termico, e che permette di recuperare l'energia cinetica durante le decelerazioni e le frenate e di rimetterla a disposizione della vettura nelle accelerazioni. Un sistema semplice che non necessita di ricarica e che permette però di economizzare sui consumi che, dichiarati dalla casa, sono di 5,4 litri per 100 km. E effettivamente nell'uso quotidiano abbiamo rilevato consumi intorno ai 6-7 litri andando senza riserve. Lo starter generatore da 11,5 kW permette appunto di aggiungere quel quid di brillantezza nelle accelerazioni. Sono circa 50 Nm che si aggiungono a quelli nominali del motore a scoppio. 5 le modalità di guida: si va dalla Eco alla normale, allo Sport, alla bassa aderenza fino allo sterrato. Questo permette di regolare la mappatura del cambio, dell'acceleratore, insomma tutti i sistemi che contribuiscono a favorire una guida su fondi diversificati. Nonostante l'altezza da terra, che non è da SUV ma neanche da berlina, il feeling di guida è veramente piacevole, quasi come su una compatta sportiva, e lo sterzo è preciso, è diretto, e forse l'unico difetto è un po' di rumorosità quando si viaggia a velocità un po' più sostenute. Sulle versioni hybrid 1000 EcoBoost il cambio è manuale a 6 marce, molto preciso negli innesti, la corsa relativamente corta, quindi piacevole da usare. C'è anche una versione da 155 cavalli, sempre mild hybrid, che può essere dotata del cambio a doppia frizione DCT a 7 marce. Ricca la dotazione di sicurezza su tutte le versioni, comprende il sistema di riconoscimento dei cartelli stradali, l'assistente di frenata di emergenza, il mantenimento di corsia. Ecco, forse l'unico optional veramente utile in questo senso è il Copilot a 1000 euro, che comprende l'Active Cruise Control con Stop and Go, la videocamera di retromarcia e l'Active Park Assist, oltre naturalmente al segnalatore di presenza di veicoli nell'angolo cieco. Per chi risiede al nord d'Italia è anche forse consigliabile il Winter Pack. Con 600 euro si può ottenere il parabrezza termico, molto pratico, e il volante riscaldabile. Per chi invece viaggia parecchio di notte può avere senso prendere i fari full LED a 900 euro. 4 sono gli allestimenti disponibili per la nuova Puma,
Titanium, Titanium X come la nostra Improva, ST-Line ed ST-Line X. Sulla Titanium X il sistema Sync di terza generazione diventa Bang & Olufsen, quindi con un impianto stereo di assoluto livello. Il touchscreen in plancia centrale ben leggibile dai passeggeri anteriori. Il sistema di infotainment è connesso grazie alla SIM 4G in dotazione e permette di collegare fino a 10 device attraverso l'hotspot in dotazione. Puma è la soluzione perfetta per l'auto da famiglia con due o anche tre bambini, oppure per quattro adulti, è comoda anche nei lunghi viaggi. L'abitacolo moderno si giova anche di un cruscotto interamente digitale di 12,3 pollici che rappresenta tutti i comandi utili alla guida. Sulla versione Titanium e Titanium X e addirittura di serie ha il massaggio nei sedili, che peraltro sono rivestiti con del tessuto che può essere sfoderato e quindi lavato. Naturalmente il sistema Sync 3 prevede la possibilità di ricaricare smartphone di ultima generazione ad induzione, e la connettività sia per Apple CarPlay che Android Auto è garantita. Le versioni Titanium sono più confortevoli, mentre le versioni ST-Line si caratterizzano per una dotazione e una connotazione un po' più sportiva. Dispongono per esempio della pedaliera in alluminio, delle sospensioni sportive e dello scarico cromato. I prezzi della Puma partono da 22.750 euro per la motorizzazione 1000 EcoBoost a benzina con cambio manuale. Le versioni mild hybrid, sempre con cambio manuale a 6 marce, partono da 23.750 euro per arrivare a 26.750 euro. Nel nostro caso la Titanium X Hybrid 125 cavalli ha un prezzo di listino di 25.750 euro. Per i 30 cavalli in più della 155, sempre Hybrid, servono 1.250 euro in più, ma è disponibile soltanto negli allestimenti ST-Line ed ST-Line X a 26 e 28.000 euro rispettivamente. Se invece macinate tanti chilometri, allora forse il diesel è ancora la soluzione migliore. Il 1.500 da 120 cavalli con cambio manuale a 6 marce costa 1.750 euro in più del benzina e solo 750 euro in più dell'ibrido, ma senza start and stop.